Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo a San Zeno Naviglio per presentarvi la nuova Renault Symbioz. Renault Symbioz è un SUV familiare con linee dinamiche e un carattere deciso, un mix equilibrato tra aerodinamica ed eleganza. Nella gamma di Renault si colloca tra la compatta Captur e la più grande Austral. La parte frontale riprende lo stile che abbiamo già analizzato con Captur. Troviamo quindi anche qui tutti gli elementi della nuova linea Renault. La calandra ha questo motivo a forma di diamante che richiama il concetto di eleganza. A seguire poi troviamo i nuovi gruppi ottici full LED affusolati che anche in questo caso formano una linea unica con la calandra. Subito sotto poi troviamo una sottile griglia. Scendendo ulteriormente notiamo anche qui la lama F1, il nuovo design delle luci diurne che ormai accompagna tutta la gamma Renault, la grande griglia del paraurti e questi baffi all'estremità. Notiamo infine questa concavità sul cofano che rende il frontale aggressivo. Lateralmente notiamo subito il badge Alpine che ne indica l'allestimento, l'Esprit Alpine che si differenzia dal Techno e dall'Iconic per i suoi connotati sportivi. Vediamo poi i passaruota allargati che creano un tutt'uno con minigonne e paraurti posteriore. Che ne dite poi di questi esclusivi cerchi Elixir da 19 pollici? Per me hanno un design eccezionale. In questa configurazione troviamo una tinta grigio aviation, un grigio molto chiaro metallizzato, ma come colorazioni sono disponibili anche rosso, un grigio argento, nero, bianco e due tonalità di blu. Per quanto riguarda la parte posteriore troviamo un design molto slanciato che dona a Symbioz molta dinamicità. Guardate che belli poi i gruppi ottici, gli danno un tocco sportivo, così come glielo dà lo spoiler. Passiamo ora agli interni che si presentano praticamente come quelli della nuova Captur, quindi con il sistema di infotainment con interfaccia OpenAR Link da 10,4 pollici con Google integrato, ovvero un sistema dotato del supporto nativo dell'assistente Google. Quindi abbiamo a bordo Google Maps e Google Play con più di 50 applicazioni disponibili. Anche qui non manca l'interfaccia da 10 pollici per il cockpit, il sistema multisense con 4 modalità di guida, l'impianto audio Harman Kardon con 9 altoparlanti e 29 sistemi avanzati di assistenza alla guida. In questa versione Esprit Alpine ci sono poi questi dettagli che fanno la differenza: la plancia del lato del passeggero con questa finitura di colore blu sulla parte superiore e in tessuto nella parte inferiore. I sedili poi in tessuto misto pelle sono belli e comodi. Troviamo anche qui le cuciture blu e bianche in tutto l'abitacolo. Come ultima chicca troviamo installato anche qui su Symbioz il grande tetto panoramico dotato del sistema Solar Bay con 4 modalità di opacizzazione. Passiamo al bagagliaio. Di base abbiamo una capienza di 492 litri che diventano 624 con la banchetta posteriore spostata in avanti. Abbassando completamente i sedili raggiungiamo poi la capacità massima di ben 1582 litri. Renault Symbioz è disponibile con una sola motorizzazione, la super efficiente E-Tech Full Hybrid da 145 cavalli. Insomma, se vi piace il design della nuova Captur ma avete bisogno di più spazio, ecco qui la soluzione. Renault Symbioz. Come sempre, grazie per essere stati qui con noi. Ci vediamo al prossimo video.